Ieri abbiamo presentato il video di una malata terminale che ha scelto di andare in Svizzera per fare quello che in Italia è vietato. Il video di Piera ha fatto il giro di tutta Italia, tutti i mass media hanno dato rilievo a questa testimonianza che esce fuori da quei due anni di campagna che noi abbiamo fatto negli ultimi tempi, da una campagna che si chiama A malato terminale cercasi, affinché non siano soltanto le notizie di cronaca del nome importante che sceglie di andare all'estero, ma i comuni cittadini, quelli che lo fanno in silenzio e in solitudine. Ieri abbiamo avuto anche l'adesione a questa campagna da parte di Paolo Ferrero, che si aggiunge all'adesione dei socialisti, e mi auguro che siano tante le altre forze politiche che si possano aggiungere al nostro lavoro, contribuendo, raccogliendo firme. In realtà il Movimento 5 Stelle, stiamo vedendo che molti parlamentari vengono a firmare, danno disponibilità, ma ci vorrebbe una presa di posizione a livello nazionale e speriamo che arrivi.